Ciao Elena! Quanto tempo! Come stai? Ciao Arianna, tutto bene? E tu? Bene, grazie. So che stai facendo teatro da un po', ma continui a studiare anche doppiaggio? Tantissimo. Doppiare per me è una passione. Diciamo pure una fatica lavorativa impregnata di arte. Ora che mi ci fai pensare, ho sentito alla radio del Festival del Doppiaggio. Voci nell'ombra. Sì, esatto! Ne hai già sentito parlare anche tu! Certo! È la prima e più importante manifestazione in Italia ad aver portato la ribalta e fatto conoscere la figura del doppiatore e la relativa professione. Davvero interessante! Sì, lo è! Il festival è ricco di appuntamenti, tra i quali il Gran Galà del Doppiaggio, con la consegna del premio Anello d'Oro ai migliori doppiaggi, doppiatori, adattamenti e adattatori. Insomma, sarà anche un'occasione di incontro per dare un volto a queste straordinarie figure che lavorano nell'ombra del mondo dello spettacolo. È vero! C'è proprio la necessità di nobilitare questa professione. Quanti di noi conoscono gli attori famosi di film e serie TV, ma non i volti e i nomi di chi dà loro voce? Ed è troppo forte lo spin-off! Le voci di Cartuglia. È il festival dedicato ai prodotti di animazione, con lo scopo di far conoscere non solo le voci dei cartoni animati, ma anche esplorare quell'interessante e delicato rapporto che lega i programmi rivolti ai più giovani e il linguaggio. Anche in questo caso tanti gli appuntamenti per i più giovani e non solo. A quanto pare è proprio un approccio a 360 gradi al mondo della voce, del doppiaggio e del linguaggio, della trasposizione. Che iniziativa fantastica! Non lo perderemo! Hai fatto proprio bene a parlarmene! Se ti interessa approfondire puoi andare sul sito www.vocinellombra.com.